Ci hai dato, Signore del cielo, Signore del grande universo. Che gioia ci hai dato, vestito di luce, vestito di gloria infinita. Vestito di gloria infinita. E a chi risorto, vederti Signore, il cuore sta per impazzire. Sei ritornato, tu sei qui fra noi, e adesso ti avremo per sempre. E adesso ti avremo per sempre. Chi cercate donne qua giù, chi cercate donne qua giù, quello che era morto non è qui. È risorto sì, come aveva detto anche a voi, voi gridate a tutti che è risorto lui, a tutti che è risorto lui. Tu hai vinto il mondo Gesù, tu hai vinto il mondo Gesù, liberiamo la felicità. E la morte no, non esiste più, l'hai vinta tu, e hai salvato tutti noi, uomini con Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con tutti voi. E anche questa sera ci ritroviamo per pregare insieme il Santo Rosario. Un caro saluto a tutti voi che vi state collegando, un caro saluto alle vostre famiglie, agli amici e anche tutti coloro che, pur non conoscendoci di persona, condividono questo momento di preghiera la sera alle 20:30. E in questa serata vogliamo affidarci nella preghiera a meditare i misteri gloriosi. Affidandoci alla resurrezione di Cristo, ognuno di noi possa fare esperienza della gioia di aver incontrato il Signore. Un caro saluto anche a tutte le persone che si collegheranno nei prossimi minuti e ascoltiamo, leggiamo, condividiamo quanto ciascuno di voi vorrà scrivere nella chat, che è sempre uno spazio di condivisione nel quale ognuno di noi può vedere le preghiere degli altri e far proprie le intenzioni altrui. Nel primo mistero glorioso ricordiamo la resurrezione di Cristo. Dal Vangelo secondo Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levar del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno e crocifisso, è risorto, non è qui. Non è da cercare tra i morti colui che è vivo, colui che è vita. Nel Vangelo di Giovanni, alla domanda di Tommaso, mostraci il Padre, Gesù risponde: chi ha visto a me ha visto il Padre.
E poi, sempre nel Vangelo di Giovanni, ci viene detto: io sono la via, la verità e la vita. E allora, senza timore, affidiamoci al Signore, contempliamolo risorto come Signore della vita. In questa prima decina del Santo Rosario ci aiutano nella preghiera Giovanna e Andrea. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo unico Figlio hai vinto la morte e ci hai preparato il passaggio alla vita eterna, concedi a noi che celebriamo il mistero della risurrezione di essere rinnovati nel tuo Spirito per rinascere nella luce del Signore risorto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nel secondo mistero glorioso contempliamo l'ascensione del Signore. Dal Vangelo secondo Luca. Poi Gesù li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.
Il momento dell'ascensione è anche il momento della benedizione. Gesù che stende, alza le mani sui discepoli, gli apostoli, e questa benedizione del Signore vogliamo sentirla rivolta a ciascuno di noi anche in questo momento. Il Signore possa benedire quanto abbiamo nel cuore, le nostre intenzioni di preghiera, e la benedizione del Signore possa essere per noi una carezza sul nostro volto. Anche quando magari è solcato dalle lacrime, anche quando è segnato dall'incomprensione, sempre la carezza di Cristo possa arrivare al cuore di ciascuno di noi. E in questo momento in maniera particolare nei confronti di tutti coloro che stanno soffrendo. Pensiamo agli ammalati, alle persone sole, anziane. In questa seconda decina ci aiuta nella preghiera Gioele. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. E come non aggiungere nella nostra preghiera il pensiero per tutti i bambini? La preghiera dei bambini vale molto di più di tutte le nostre preghiere da adulti messe insieme. Preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che medita nella lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria. Per
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nel terzo mistero della gloria ricordiamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù e ai fratelli di lui. E la Pentecoste ci porta a riflettere sulla Chiesa, dove due o più sono riuniti, io sarò in mezzo a loro. E questa è la promessa di Cristo. Noi che siamo uniti nella preghiera, anche se distanti negli affetti, vogliamo chiedere che il Signore sia presente nella nostra preghiera. Invochiamo il dono dello Spirito Santo su tutte le nostre famiglie, in particolare su tutte le famiglie in difficoltà, su tutte quelle persone che vivono un momento difficile in famiglia, perché magari attraversate dal dolore, dalla sofferenza di qualcuno di caro, per la malattia dei genitori, per la malattia o la sofferenza dei figli, per le incomprensioni e le divisioni. Che questa decina del Santo Rosario, nel quale contempliamo il dono dello Spirito Santo, ci sia per tutti noi il desiderio di pregare per tutte le famiglie in difficoltà. Ci aiutano a pregare questa terza decina Aurora e Felicia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. E sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Preghiamo. O Dio, che conosci i nostri pensieri e vedi i segreti dei cuori, infondi in noi il tuo Santo Spirito, perché purificati nell'intimo possiamo amarti con tutta l'anima e celebrare degnamente la tua lode. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'Assunzione, dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. E contemplando l'assunzione di Maria, vogliamo chiedere a Maria la sua intercessione per tutte le nostre preghiere, tutte quelle che nell'arco della nostra giornata abbiamo meditato, su cui abbiamo riflettuto. Vi invito a portare nella preghiera a Maria tutte le persone che avete ho incontrato quest'oggi, con cui avete parlato, con cui avete condiviso in questo tempo un momento di amicizia profondo. Che il Signore possa ascoltare tutte le preghiere che ciascuno di noi porta nel cuore. Nel quarto mistero ricordiamo e ci affidiamo all'aiuto nella preghiera a Nerio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. E sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. E affidiamo al Santo Rosario la preghiera per tutti i papà, sia per quelli che non ci sono più, per chi ha perso il papà di recente, sia per tutti i papà che vivono nella difficoltà anche in questo tempo in cui il lavoro per molti di noi scarseggia. E chiediamo che il Signore possa donare a tutti i papà, sull'esempio di San Giuseppe, tutti i doni di misericordia. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Cristo, tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nel quinto mistero della gloria meditiamo Maria coronata regina del cielo e della terra. Dal libro di Ester. Ester entrò dal re nel 12° mese, l'anno settimo del suo regno. Il re si innamorò di Ester. Ella trovò grazia più di tutte le fanciulle. E perciò egli pose su di lei la corona regale. Maria, che è investita del titolo di regina, possa essere vicina a tutti noi e confidiamo in lei tutte le preghiere che ciascuno di noi porta nel cuore. Ci aiutano in questa quinta decina del Santo Rosario Sebastiano e Ilaria e vogliamo unire tra le tante intenzioni anche il pensiero per tutti i giovani, per tutti coloro che stanno costruendo il loro futuro, che nel loro domandarsi quale sia il progetto di Dio sulla loro vita ci sia il desiderio anche di gesti grandi, di grande generosità, di uno slancio di amore che li spinga oltre gli egoismi personali. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. E la benedizione di Dio Onnipotente discenda su noi tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io vi ringrazio per aver condiviso la preghiera di questa sera e vi invito a mandarmi una decina del Santo Rosario anche questa sera, alla fine della preghiera o anche domani, e può essere davvero un bel aiuto per aiutarci gli uni gli altri ascoltando tante voci che ci ricordano che non siamo soli, ma che dall'altra parte dello schermo, a Omegna, ma non solo a Omegna, ci sono persone che stanno pregando con noi. In descrizione del video trovate il link per la recita della coroncina alla Divina Misericordia e anche alle 22 la compieta di questo giorno. Un grazie ancora, sentito tutti voi, e grazie anche per la fedeltà con cui vi collegate tutte le sere. E grazie ancora. Buonasera e buonanotte a tutti.